Oui, nous on commence deux minutes avant le match. On n'est pas encore en ligne. Alors ils vont m'appeler pour ça. Thank you.
Buonasera dalla palestra di Nosedo, seconda gara delle semifinali dei playoff del campionato svizzero di basket tra la Spinelli San Massagno e l'Olympique Friburgo. Si gioca una serie best of three e il Friburgo 48 ore fa si è imposto 67-57 in gara 1. Buonasera a Gianluca Barilari, cosa dobbiamo aspettarci da questa gara 2? Buonasera, ma sicuramente sarà una gara dove l'aspetto mentale sarà fondamentale, è una partita da vincere o morire per la Sam, dentro o fuori. Sicuramente il Friburgo proverà a chiudere subito la partita grazie al vantaggio che già ha acquisito sull'1-0 e il Massagno adesso dovrà cercare invece di tenerla aperta il più possibile. Prima tripla sbagliata da Marco Vlajan, la risposta del Olympic Friburgo con i primi due punti sul conto di Morris. San Massagno che schiera nel quintetto Notage ora con la palla in mano, i fratelli Vlajan, Ciukwu e Andjelkovic il capitano. Poi vedremo se e quando inizieranno le rotazioni da parte di coach Gubitosa. Ciukwu, palla ancora per Marco Vlajan e ancora una volta la tripla non entra, ancora una volta al rimbalzo Vambala che attraversa il campo, scarica per Jackson che ha un tiro aperto e che non sbaglia. 4-0 Olympic subito. Tre punti importanti a livello tecnico e tattico nella partita per la Spinelli. I rimbalzi offensivi, non concedere molti rimbalzi offensivi al Friburgo, le palle perse e avere qualcosa in più da Ciukwu che nella prima partita non è stato al suo livello normale di rendimento. E intanto Ciukwu va a commettere anche il primo fallo personale e il primo fallo di questo confronto con Notage che vedete scivola contro Jackson e poi arriva il fallo di Ciukwu, dunque palla recuperata ancora dall'Olympic Friburgo che può andare alla ricerca del 6-0. Difesa zona per iniziale. Il Massagno come nella prima partita, ecco, il Friburgo sta giocando abbastanza bene contro questa zona, hanno preso un tiro da fuori, hanno giocato in transizione e adesso dando la palla sotto. Dunque tre canestri diversi, già tre soluzioni trovate dalla squadra di Petar Aleksic. Andjelkovic va l'uno contro uno con Jackson che lo stoppa, riparte Gravé, scarica per Jackson che prende la tripla corta, rimbalzo San Massagno, Notage il contropiede, c'è Andjelkovic dall'altra parte, va fino in fondo Notage a mettere dentro i primi due punti per la Spinelli San Massagno. Canestro importante perché quello zero non dico che cominciava a pesare, però cominciava a dare un po' fastidio. Sicuramente adesso era una possibilità per andare sull'8-0, invece adesso si è sul 6-2. 8-2 con Krasna che due volte va via un po' troppo facilmente a Ciukwu sotto canestro. A Friburgo Ciukwu aveva avuto pochissimo impatto sul confronto, aveva lasciato presto il suo posto a Paget, autore invece di una signora partita. Vedremo se e quando riterrà Gubitosa di intervenire in questo senso. Intanto altro pallone recuperato dal Friburgo, altra soluzione in attacco sbagliata dalla Sam Massagno. Ciukwu dovrebbe impedire a Kraina di ricevere la palla sotto canestro perché su due azioni ha fatto 4 punti. Ecco, riceve ancora la palla, vediamo. Scarica per Gravé. È importante che non vada sotto canestro la palla perché è un punto molto delicato per la difesa.
Ora si stacca Krajna e comunque dalla media distanza mette dentro il suo sesto punto personale per il 10-2 Olympic Friburgo. Mlajan, difesa di Mbala su di lui, molto dura, e poi fallo fischiato a Krajna, canestro e fallo, gioco potenziale da tre punti per Dusan Mlajan. Rivediamo la sua penetrazione e il fallo fischiato a Krajna col canestro di Dusan Mlajan, canestro fondamentale perché col tiro libero aggiuntivo la Samma può tornare a meno 5. Il Friburgo ha messo Mbala, che è un ottimo difensore, su Dusan proprio per cercare di stancarlo un po' e per cercare di limitarlo in attacco. Vediamo come andrà. Gravi fondamentali a nella vittoria in gara 1 dell'Olympic Friburgo, le sue triple. Qui pallone sporco per Krajna, perso, Notage prende la tripla e riporta la Samma a meno 2. E adesso possiamo dire che è entrata in partita anche la squadra di Fagura Mbitosa. Un po' più aggressivi magari bisognerebbe essere sui giocatori con palla in difesa, ma la partita è senz'altro apertissima e vedremo come sarà il proseguo. Notage va all'uno contro uno con Jackson, poi torna fuori da Dusan Mlajan, da lontanissimo non trova il canestro, il top scorer della Sammassagno. Jackson, Mbala, ancora Jackson, Gravi, fermato fallosamente da Andjelkovic. La Samma zona come nella partita di mercoledì, cercando di creare qualche problema nei meccanismi offensivi del Friburgo, che per il momento vanno abbastanza bene, hanno segnato 12 punti in 4 minuti e 10, è un'ottima prestazione per il momento. Se andiamo a ripescare le statistiche di gara 1, per segnare 12 punti ci era voluto molto più tempo, tanto rimbalzo offensivo che non può essere controllato da Gravé, e allora è rimessa per la Samma. Palla nelle mani di Notage, ancora da lontanissimo Dusan Mlajan, ancora una volta il pallone corto e poi Krajna la meglio su Čukwu al rimbalzo. Può ripartire l'Olympic Friburgo. Adesso la Sam sta prendendo dei tiri che sono a mio avviso giusti, devono solo entrare. Ecco, qui sbaglia Gravé, che invece nella prima partita è stato un po' chi ha castigato nel secondo tempo il Massagno con tre tiri da tre e due tiri liberi segnati, che hanno un po' aiutato il Friburgo nei momenti chiave. Ecco che entra Paget al posto di Čukwu. Dunque l'alternanza è annunciata, vediamo se rispetto a gara 1 Čukwu avrà più minuti e più spazio sul parquet. Diciamo al momento non è stato molto valido né in attacco né in difesa, magari forse la prossima volta che rientra sarà più efficace, vediamo come Paget lo sostituirà. Intanto anche l'Olympic Friburgo ha messo sul terreno Couture e Barnett. Notage, arresto e tiro su Mbala che non va a segno. Barnett, Mbala, palla sotto per Couture che si fa largo e poi trova il tap-in di Krajna per altri due punti, i punti del 14-8. È importante non lasciare seconde possibilità al Friburgo quando dopo un tiro sbagliato. Questo è il lavoro del tagliafuori difensivo, è fondamentale proprio per recuperare il pallone e andare poi in attacco. E non bisogna lasciarsi intimorire dallo scontro fisico sotto canestro. Couture ha spostato l'avversario troppo facilmente prima che Krajna mettesse dentro il pallone. Andjelkovic contro lo stesso Couture, c'è il fallo di non passi segnalati Andjelkovic prima del contatto con Morris. Vediamo. Esce Mbala che non difendeva più su Dusan ma aveva cambiato in difesa su Notage, adesso su Dusan c'è Barnett, stanno facendo però un po' un'alternanza per stancarlo. Ed è entrato sul parquet Zin, che è stato utilizzato proprio nella prima metà del confronto da Alexic in gara 1
per scientemente limitare la velocità di Massagno, sacrificando anche molto in fretta 4 dei suoi 5 falli. Adesso Zin prova a mettere palla dentro per Barnett, trova la gamba di Paget, poi c'è però un altro recupero da parte dell'Olympique. Sui due errori sui due lati che si potevano evitare entrambi. Barnett, infrazione di passi segnalata al numero 3 dell'Olympique Friburgo. Anche qui possiamo rivedere il momento in cui... Nulla da dire sull'arresto, ha fatto tre tempi per arrestare e fermarsi. E subito Zin, vedete a tutto campo su Notage, segnalato il fallo al numero 13. Zin è un ragazzo che non è velocissimo e senz'altro difesa a tutto campo su Notage parte non avvantaggiato, ecco, questo dovrà cercare di adeguare la sua distanza da Notage e dalla palla. Malcolm Lajan è tornato pure lui in campo. Paget contro uno con Krasna. Paget si divincola, c'è il fallo del numero 14, già al suo secondo fallo. Questa è un po' la differenza fra Paget e Ciucu. Ciucu è piuttosto un finalizzatore, Paget ha anche questa capacità di crearsi un tiro e giocare uno contro uno, fa bene perché si va a prendere un fallo e ha i due tiri liberi a disposizione. Esce Krasna e sul terreno entra il numero 12 Hart. Alex Hart, che quest'anno a Friburgo ha un parecchio tempo di gioco, è diventato un giocatore importante, sta migliorando e senz'altro anche in vista squadra nazionale sarà senz'altro un giocatore interessante, perché comunque è un giocatore di 2,08 m, non abbiamo così spesso giocatori così alti. Anche perché Capela non è che torna sempre, purtroppo per noi. Spesso ha dimostrato di amare molto la maglia rossocrociata e appena può c'è, ma ai noi ha raggiunto un livello talmente alto che non sempre può esserci, insomma. Questi sono i problemi che si hanno quando si hanno i grossi giocatori, per cui grossi giocatori, molti impegni, grossi impegni. Eh sì, Barnett. Dopo il tiro libero realizzato da Paget, il rimbalzo di Andijeković, Dusan Mlajan va fino in fondo, tocca Couture, ma arriva di prepotenza Paget a mettere dentro altri due punti, 11-14. Fa bene Massagno a penetrare e a punire una difesa che lascia quel spazio a queste penetrazioni, e poi in velocità, ecco, c'è stato il rimbalzo offensivo di Paget. Barnett. Adesso dovrebbero provare ancora a andare e a punire spazio, un rientro. Marco Mlajan, ancora una volta però la mira non è delle però, migliori. Però è giusto punire un ritorno lento in difesa da parte del Friburgo. Hart liberato da Couture, non trova il canestro, altro rimbalzo importante di Paget. Prova a mettere velocità a Notage. Carica su Dusan Mlajan che batte in velocità Morris, non trova il canestro, Paget fermato, Andijeković rimette ordine, Marco Mlajan va fino in fondo, davanti a sé però Hart che tocca la palla andandola fuori, Barnett dall'altra parte, non trova il canestro, non lo trova nemmeno Couture, ma viene assegnato perché il difensore ha toccato il ferro, giusto? Giustissimo, ha toccato il ferro, la retina, e automaticamente il canestro è valido perché la palla era in parabola discendente, per cui nulla da dire. Ci sono diversi errori adesso da tutti e due i lati, sarà importante vedere come finiscono questi ultimi 2 minuti e 17 del primo quarto. Sempre lì Massagno a 5 punti dall'Olympique, dunque partita certamente viva. Mentre viene invitato Krasna a sedersi in panchina, sì, con i compagni e non a restare in piedi dietro. Notage. Williams è entrato anche lui in campo. Si è dato un fallo. Qui Paget, con un po' di mestiere e di esperienza, è andato a recuperare un fallo che forse era un po' dubbio, buon per lui, e Couture è stato un po' ingenuo perché è andato a contatto proprio nel momento in cui Paget si girava, forse doveva anticipare un attimo la sua posizione difensiva nei confronti della palla.
Paget, altro punto per Massagno. Sbaglia il secondo libero, poi però la rimessa è ancora della Sam sul rimbalzo, non controllato da Couture. Beh, non bisogna trarre conclusioni quando mancano due minuti alla fine del primo dei quattro quarti, ma l'impatto che ha Paget rispetto a quello che sta avendo Chukwu è evidentemente diverso. Certo, anche Weston Molteni è entrato adesso e ha subito preso un rimbalzo, comunque ha fatto in modo tale che la sua squadra prendesse un rimbalzo e vediamo. Eccolo ancora di nuovo, prende la palla e qui di mestiere va verso canestro a prendersi un altro fallo. Altro fallo di Hart, due tiri liberi per Wes Molteni. Occasione di tornare a meno due. E questo deve farlo la Same, non deve subirlo, ovvero far valere il fisico sotto i tabelloni. Western è un giocatore sempre utile, un giocatore come Western, perché è polivalente, può tirare, può entrare, è alto, conosce benissimo il campionato, ha giocato in tantissimi club qui in Svizzera. Jackson, Zinn, sempre a zona da Sam. Barnett, da Jackson. La circolazione della palla del Friburgo è un po' più complicata, un po' più complessa adesso, e rispetto all'inizio la palla non va sotto, mentre adesso hanno perso la palla. Male il pallone Williams, perché hanno dovuto affrettare la conclusione con Barnett e il pallone non era entrato dopo una buona difesa di Massagno, poi però rimbalzo in attacco, quello che non va concesso all'Olympique. Paget fuori per Molteni. Molteni scarica, infrazione di passi però segnalata al numero 8. È successo già in gara 1 e non deve ripetersi questa sera, questi palloni regalati per infrazioni di questo tipo all'Olympic Friburgo. Sì, in gara 1 mi sembra almeno 4 infrazioni di passi partenza in palleggio, qui era su una penetrazione. Dicevo, il Friburgo passa meno la palla sotto canestro, per cui i giocatori in difesa possono essere più aggressivi a livello perimetrale, e questo non è una buona scelta del Friburgo per il momento. Si stanno riducendo a fare dei tiri da fuori oppure tiri su dopo un blocco. La palla dentro è molto importante, soprattutto nell'attacco contro la difesa zona. Anche perché senza Krasna e senza Morris lì sotto diventa un po' più difficile per quelli del Friburgo, che però trovano con Jackson altri due punti più 6 a 40 secondi dalla fine del primo quarto. Notage, Molteni, palla per Paget che non riesce a controllare il passaggio di Molteni. Bellissima difesa di Couture qui su Paget, che ha anticipato, ha giocato fisicamente molto bene. Bello scontro fra questi due giocatori. Zinn, Hart contro Paget che va a commettere fallo al momento del tentativo di entrata di Hart. Bellissima questa entrata di Hart, che si dimostra un giocatore versatile, perché anche se è molto alto ha preso la palla in velocità e è andato a canestro con la velocità e l'agilità di un piccolo. E adesso ha due tiri liberi a disposizione, subito trasformato il primo per il più 7 Olympique. E tornano ad essere 8 i punti di margine per la squadra friburghese. Ultimo attacco di questo primo quarto. Pallone tra le mani di Notage che fa scorrere il cronometro. Il blocco di Paget per lui. Notage tenta la tripla che non trova il fondo della retina. Paget al rimbalzo, poi Paget finisce col perdere il pallone sulla linea di fondo. Da lì non c'era più il tempo per inventare alcunché. È un più 8 che pesa, immagino. Pesa e anche un po' bugiardo rispetto a quello che abbiamo visto nel primo quarto. Adesso la Sam deve entrare e cercare subito di ricucire un po' questo strappo, che è già un piccolo mini break,
e invece il Friburgo giustamente dovrà provare non solo a mantenere ma a aumentare questo divario per cercare di andare al riposo con un vantaggio più consistente. Le indicazioni di Aleksić ai suoi giocatori, dall'altra parte Gubitosa intento parlare con la squadra, e poi devono arrivare i punti pesanti dalle mani pesanti, e sto pensando soprattutto ai fratelli Mladjan. Quello che sta dicendo Aleksić adesso è, sta dando dei consigli nell'attacco contro la zona, di passare la palla in posizione di post alto sulla linea del tiro libero all'interno dell'area, e di poi dopo questo passaggio di fare dei tagli dietro la linea dei difensori della zona. Che è quello che era riuscito a fare molto bene il Friburgo proprio in gara 1, e proprio lo aveva fatto non nei primi minuti ma nella fase centrale del confronto. Dunque siamo un po' nella stessa situazione. Marco Mladjan in panchina al rientro da un infortunio pesante, ha subito anche una botta in gara 1, è presente, non ha ancora trovato il ritmo, non gli sono entrati i primi tre tiri, è un po' fuori dal ritmo partita, ma con l'Agia è naturalmente importante che rientri in fretta. È importante che rientri, è importante che sia qui, ma conoscendolo sono sicuro che lui senz'altro voleva essere qui oggi, perché è una partita importante, perché lui tiene molto a ogni partita e questo gli fa onore, anche se ha avuto uno scontro abbastanza forte mercoledì scorso. Sul parquet anche col numero 5 per la Samassagno in questo avvio di secondo quarto, Alexander Martino a difendere qui su Gin Jackson, Barnett e poi il rimbalzo di Paget. Martino che non ha giocato di Hart, che non aveva giocato per no, non aveva giocato la prima partita, adesso magari avrà come consegna il fatto di accelerare un po' il gioco e di mettere un po' di pressione probabilmente su Jackson o comunque sui giocatori esterni se Massagno continuerà con la difesa zona. Eccolo il numero 5, pallone tra le mani, deve dare anche qualche attimo di respiro a Nottage in cabina di regia. Molteni prende la tripla, non trova però il ferro, poi Williams per Paget che sbaglia la sottomisura e poi passi in partenza di Hart a vanificare un contropiede pesante per Friburgo, buon per la Sam. Ci sono molti errori, molti tiri sbagliati da sotto, delle infrazioni, questo è un po' il risultato di una partita che conta molto per tutte e due le squadre. Tanto è stato redarguito Dusan Mladjan da uno degli arbitri che gli ha proprio detto alla prossima volta che protesti sarà fallo tecnico. Williams, tre punti per riportare Massagno a 5 punti da Friburgo. Il ritardo di Hart nell'uscire è stato subito punito da Williams. Couture va da Barnett, Gravé non se la sente di prendere la tripla, poi va sotto da Couture che non trova il canestro ma trova un fallo ai suoi danni. Questa è stata una bella azione di attacco contro la zona, perché la palla ha cambiato lato, è andata dentro, è ritornata fuori e sulla penetrazione la difesa era un po' in ritardo e c'è stato questo bel passaggio di Gravé a Couture che ha approfittato guadagnando un fallo. Abbiamo i tiri liberi, non sono il forte di Couture, adesso ne ho messo uno. Mette anche il secondo. Mi ha smentito subito rispondendo senza saperlo alla mio commento. Ma sono poi anche questi i giocatori che magari durante l'arco di una stagione hanno percentuali basse, ma quando devono metterne due nella partita che conta li mettono tutte e due. Questo anche vuol dire essere dei buoni giocatori. È diventato importante non solo per Friburgo ma anche per la nazionale, proprio per queste sue caratteristiche. Sicuramente un giocatore, un ragazzo eccezionale, un giocatore con un'atleticità incredibile e una persona bellissima. Morris, pallone per Barnett.
Bennett, attende il movimento dei compagni, poi scarica per Jackson, conclusione corta di Jackson che poi va a recuperare il rimbalzo e trova altri due punti. Gubitosa si arrabbia e chiama immediatamente il time out, perché se c'è un'altra cosa, l'abbiamo detto, che la Sam non deve fare è Massagno rientri con la testa giusta da questo tempo morto chiesto da Robby Gubitosa. Martino per Williams. Moltini. Martino. Paget. Paget contro Couture. Fa valere il fisico. Questa è stata una bella azione di squadra. Tutti hanno toccato la palla. Il pallone si è mosso. Anche i giocatori senza palla si sono mossi. E c'è stato un tiro relativamente tranquillo. Blocco di Morris per Barnett, che poi scarica per Gravea, che non trova la tripla dall'angolo. Rimbalzo di Dušan Mlađan e il fallo di Jackson a fermare la transizione del top scorer della Sam. Rimbalzo importante di Dušan, perché non ha concesso, come dicevamo prima, il secondo possesso e ha preso un fallo. Adesso rientra Kraina. No. Sì, rientra Kraina, dentro anche Mbala. Quindi saranno più forti sotto canestro a livello offensivo e Mbala fa la staffetta in difesa su Dušan. Martino, Paget, Martini. Pallone complicato per Mlađan, vedete subito la pressione di Mbala su di lui. Arriva Paget a portare il blocco, poi scappa via dal blocco Paget, scarica per Martino, la tripla è corta. Il rimbalzo è di Morris, azione costruita bene però dalla Sam. Costruita bene, il tiro giusto, la palla dentro sulla rotazione, palla fuori di nuovo il tiro, è peccato che non è entrata. E questo invece è un gran canestro di Morris, che a dispetto del fisico ha mani educate. Sicuramente, Morris non è un tiratore molto veloce da fuori, però è un buon tiratore. Molteni, dopo il pallone recuperato da Paget, due tiri per il fallo di Krasna, che si carica del terzo fallo personale. E questa potrebbe essere una variante importante da qui al quarantesimo. Beh, sicuramente la partita è nervosa, gli arbitri stanno un po' redarguendo i vari giocatori, perché questo è un momento fondamentale, sono 9 punti e la Sam deve rientrare, il Friburgo vuole invece creare ancora di più, aumentare il vantaggio. Ecco, Kraina viene giustamente fatto uscire. Ha giocato poco, è appena entrato, ha fatto il terzo fallo, giustamente Alex ce lo tira fuori per tenerlo con 3 falli nel secondo tempo. Sbaglia il primo tiro libero Molteni, magari sul secondo tiro libero ne approfittiamo per fare i complimenti agli Star Wings di Basilea, che dopo aver eliminato il Ginevra hanno vinto a Neuchâtel di 3, gara 1 della semifinale. Non smettono di stupire questi Star Wings.
No, sicuramente, dopo una stagione un po' travagliata sono riusciti ad allenarsi con una certa continuità, perché hanno avuto problemi di Covid, problemi di infortuni, e anche se giocano in sei, perché hanno sei giocatori diciamo in grado veramente di giocare, stanno creando molti problemi a squadre ben più blasonate. Inizierà alle 19.30 gara 2 tra Neuchâtel e Star Wings Basilea in casa, che potrebbe davvero creare una grande sorpresa. Una l'ha già creata eliminando appunto Ginevra, e sarebbe naturalmente importante, lo si dice spesso, lo si dice da decenni, ma sarebbe importante che una squadra della Svizzera tedesca arrivasse a giocarsi il campionato anche soltanto per l'impatto mediatico che potrebbe avere in una regione che ama il basket, perché in Svizzera tedesca si segue molto da vicino l'NBA ad esempio, ma fatica ad appassionarsi del nostro basket. Sicuramente, esatto, è perfetto quello che hai detto. Poi oltretutto diciamo che intanto qui c'è qualche errore sotto canestro della Sam, però e Williams, ecco, alla fine bravissimo, alla terza occasione, dopo che aveva sbagliato lui, poi aveva sbagliato Paget, è andato a recuperare il pallone e l'ha messo dentro, e queste sono quelle scariche d'adrenalina che sono utili a una squadra che deve rimontare. Certo, sono quei momenti chiave che ti possono cambiare la partita, l'inizio della partita. Diciamo, per ritornare al Basilea, chiaramente quella delle due squadre che uscirà da questo confronto, da questo playoff tra Friburgo e Massagno, sulla carta sarà favorita nel giocare contro o il Basilea o contro il Neuchâtel, in quanto Ginevra non c'è più, che era l'altro grande, il pezzo forte dell'altro girone, diciamo. E adesso l'emotività la mette Aleksić nel suo time out. Certamente non gli è piaciuto come Williams e Paget abbiano recuperato quel pallone in occasione dell'ultimo canestro. Sicuramente, perché sta facendo una buona difesa il Friburgo, e concedere, regalare un possesso in più, in questo caso anche due possessi in più, senza che l'attacco faccia niente per farlo, ma solo perché la difesa non impedisce all'attacco di prendere il rimbalzo, questo non va bene. Quando la lavagnetta resta bianca vuol dire che proprio avevi altro da dire, non si trattava di parlare di una difesa o di uno schema d'attacco, ma di far suonare la sveglia in casa, in questo caso Olympique Friburgo. Di nuovo sul parquet Marco Mlađan, dentro Molteni, fuori Dušan Mlađan, restano Williams, Martino e Paget. Ecco, diciamo che probabilmente non sarà stato gentilissimo Alex, cioè, durante il minuto di sospensione. No, forse questo lo possiamo dire. Sempre Jackson. zona 2-1-2 o 2-3 il Massagno. Morris contro Marco Mlađan, avvicina canestro, poi scarica su Mbala, dentro una tripla importante per il morale di Friburgo. Sicuramente, Morris ha centrato la difesa, è andato a giocare sotto canestro, la difesa ha aiutato su di lui e Mbala si è trovato libero per poter tirare da tre. Paget, arriva Marco Mlađan, offrire una linea di passaggio, Paget fa tutto da solo, bravissimo Molteni poi. Bravissimo Western, bellissimo timing, è andato su con una mano tapin e ha corretto il tiro sbagliato di tanto. Bala, Barnett, altra palla sotto, poi lo scarico, non prende il tiro Barnett, ora tutto il tempo per la tripla e sono di nuovo 3 punti per Friburgo. Sì, c'è stata un po' una rotazione, si è trovato un po' solo Williams in difesa e chiaramente giocando 2 contro 1 hanno potuto trovare un tiro facile, piedi a terra di Barnett. Eh sì, perché il pallone poi ha viaggiato tra le mani di 2 tiratori, da Gravé a Barnett, e quindi alla fine Barnett ha trovato la tripla. Qui è bravissimo Molteni a far saltare a vuoto Gravé, a subire il fallo, a trovare il canestro, e quindi anche lui in pratica è sulla strada per realizzare una tripla, in un modo diverso perché manca il tiro libero, ma sono 3 punti comunque. Certo. Anche qui situazione simile, difesa in ritardo, ingenuità di Gravé, perché è saltato sulla finta di Western e Molteni ha avuto la possibilità di andare a tirare resistendo al fallo, facendo canestro. Ecco Gravé che esce subito, rientra Couture al suo posto. Un Aleksić che va subito a parlare di quella situazione con Gravé. Sì, c'era un problema di rotazione, di aiuti, per cui
Gravi stava cercando di spiegarsi perché si è trovato così in ritardo in quella situazione. Vogliono un ritorno in zona gli spettatori e i dirigenti del Massagno, ma mi sembra che i piedi di Barnett fossero dalla parte giusta. Poi comunque la regola è cambiata negli ultimi anni, quando si è in movimento si può anche passare da una parte all'altra della linea, non c'è infrazione, per cui mi sembra che era giusto non chiamare niente. Sì. Ancora una volta l'Olympique a recuperare il pallone sotto canestro dopo l'errore di Marco Mlajan, che davvero non viene a capo dei suoi problemi col canestro. Si scusa Morris per una soluzione affrettata. Buon per la Sam, che può ripartire con Molteni. Cosa strana, perché Morris è un giocatore molto intelligente, qui ha avuto un tiro molto affrettato. Couture dopo il recupero di Mbala sul pallone che stava uscendo. Barnett, Mbala, movimento di Jackson, va da Barnett. Barnett contro Williams, si stacca dal blocco, elude Paget e trova un bel canestro. La difesa qui della Sam era buona, ha trovato un bellissimo canestro Barnett, bisogna dare a Cesare quello che dice. Esatto. Sì, esatto. Molteni, bene per Paget. Fuori da Molteni che prende la tripla che non entra, e poi Couture è bravo ad anticipare Williams ed è altrettanto bravo Mbala a salvare il pallone, permettendo all'Olympique di ripartire. C'è il fallo di Marco Mlajan. Giusto questo fallo di Marco, ha bloccato questa transizione offensiva, poteva portare il Friburgo a più 12. Rientra Zin per Mbala. Bala ha fatto il suo lavoro, ha una difesa forte e anche un tiro da tre, per cui è stato importante nel gioco. Interessante vedere tutti questi cambi a livello di piccoli del Friburgo. Barnett contro Paget, di nuovo un gran canestro di Barnett, che è andato a trovare l'appoggio su Paget, l'ha spostato, poi passo indietro e canestro. Rivediamo. Ha questa ottima capacità di arrivare a contatto con il difensore, poi di allontanarsi e tirare saltando all'indietro, per cui creandosi uno spazio e allontanandosi dal difensore e dalla possibile stoppata. È stato proprio Barnett nel quarto quarto l'altra sera a dettare i tempi nel momento in cui l'Olympique ha staccato la San Massagno. Barnett che aveva saltato i quarti di finale invece per dei problemi agli adduttori, un giocatore molto pesante sul gioco di Friburgo. Barnett sicuramente. Entrambe le squadre hanno tutti dei giocatori importanti, sono tutte e due squadre con molta esperienza e ogni giocatore può cambiare la partita. E Gubitosa sta proprio cercando, credo, l'uomo che gliela cambi un po' questa inerzia della partita. Adesso dentro di nuovo Nottage, rientra Dusan Mlajan. C'è bisogno che arrivi un parziale che consenta alla Sam di riprendere soprattutto fiducia, perché l'Olympique è scappato via sì un pochettino, ma è ancora in vista, diciamo, non è lontanissimo. Adesso però serve davvero, per arrivare alla pausa, un mini parziale. Sì, soprattutto a livello psicologico, più che a livello veramente di risultato poi finale. A livello psicologico sarebbe bene, se non altro, scendere almeno sotto i 10 punti o anche qualcosa in più, perché comunque mancano 2 minuti e mezzo e sono un'eternità a pallacanestro. Paget, arriva Mlajan, Paget va da Marco Mlajan e non da Dusan, not age. 3 secondi per andare al tiro, Nottage sbaglia, perde il pallone, ma c'è fallo. Ecco, qui Nottage ha sbagliato, perché sul cambio difensivo Marco era marcato da Jackson sotto canestro, avrebbe dovuto punire questo cambio difensivo, dare la palla a Marco e quindi giocare questa situazione di mismatch, come si chiama. Comunque è andata bene, senz'altro. Che è arrivato il fallo di Zin. Una chiamata generosa per la San Massagno. Generosa, un po' ingenua anche Zin, esatto, che ha dato sulla palla, sul tiro che era così fuori equilibrio di notte.
Matej mette il primo tiro libero, il secondo per tornare a 10 punti, operazione riuscita. Jackson controllato proprio da Matej, incrocia Zin, il blocco di Couture per Zin che poi ha un'autostrada per andare a canestro. Sì, Zin è stato bravo a sfruttare il vantaggio che aveva acquisito per entrare e nessuno ha chiuso la sua penetrazione. Paget servito sotto da Marco Mlajan, c'è il fallo di Jackson e stavolta ha sfruttato il mismatch, è andato via proprio di forza, o fallo o concedere il canestro. Sì, ha scelto il fallo Jackson. Anche queste situazioni possono essere sfruttate giocando uno contro uno quando la palla va sotto canestro, oppure facendo riuscire la palla, perché Paget in questa situazione aveva l'aiuto di ben due giocatori, perciò aveva già attirato tre giocatori su di sé. Primo tiro libero realizzato da Paget. Dentro anche il secondo, e la Sam resta a 10 punti. Mentre rientra Hart al posto di Jackson per questi due minuti scarsi che ci separano dalla pausa nella quale torneremo agli europei di nuoto da Andrea Mangia. Qui la Sam è passata al difesa uomo e il Friburgo sta giocando con tre lunghi. Buona difesa da parte della Sam, infrazione di piede, la palla ancora al Friburgo. Ce n'erano tanti di piedi lì, vediamo sì. Se ha visto bene l'arbitro. Eh sì, forse sì, piede sì. Di Williams, di Williams che arriva sì. Da dietro a calciar via il pallone. Ecco, non so chi ha preso questo time out, Friburgo. Forse Friburgo, perché probabilmente Alex ci vorrà parlare su, visto il cambio difensivo del Massagno, che per la prima volta in questa partita è passato a difendere a uomo, per cui dovrà un po' adattare, dovrà dire cosa vuole in particolare dai suoi attacchi contro la difesa individuale. Anche perché proprio nelle prime due occasioni la Sam è riuscita a mettere in difficoltà Friburgo. Eccolo qui Alexic. Ma sicuramente dirà di far circolare di più la palla, perché queste due situazioni di palla persa o comunque di problemi sono perché un giocatore in attacco si è servito un po' a giocare contro due avversari. In quel caso conviene passare la palla e guadagnare un vantaggio nei confronti della difesa. La Sam è già schierata, rientra anche l'Olympique con Hart, Barnett, Morris, Couture, Zin incaricato della rimessa. Allora per Morris, sempre difesa uomo per la Sam. Barnett, il blocco di Hart per Barnett che poi però perde malamente il pallone, recuperato da Dusan Mlajan. La difesa aggressiva di Couture su di lui, poi Notage sotto da Paget che è andato via di bel forza gioco. Ad Hart che è andato a raddoppiare su Notage, bravissimo a staccarsi Paget, bravissimo da fornire l'assist Notage. Bellissimo giocatore, forse ci poteva anche essere un fallo contro Paget e magari fare un gioco da tre, ma comunque è stato un bel contatto e un bellissimo passaggio di Notage. E siamo sotto questa barriera psicologica dei 10 punti di ritardo che come si diceva può essere un primo obiettivo per la Sam da qui all'intervallo lungo che arriverà tra meno di un minuto. Zin, ecco un mismatch sotto canestro, Couture marcato da Notage e Zin non si avvede di questo mismatch, però prende un tiro improbabile esatto. ma lo segna. Aspettato, aveva davanti Paget, ha trovato il momento giusto per infilare questa tripla pesantissima. Dusan Mlajan non entra il suo tiro fuori equilibrio, c'è il fallo comunque subito e ci sono tre tiri per lui. Sicuramente Dusan con il suo mestiere e la sua esperienza è riuscito a prendere un fallo e crearsi così i tre tiri liberi. Adesso la Sam è molto più aggressiva in difesa con la difesa uomo e il Friburgo è un po' in difficoltà.
ha avuto un paio di canestri, ma canestri tutti fuori equilibrio, un po' forzati. Vediamo come la Samp riuscirà a finire questo tempo e come incomincerà a livello difensivo il secondo tempo. Primo tiro libero realizzato a Mlajan, dentro anche il secondo. Chiama a sé intanto Aleksić, Barnett e Zin, tre tiri su tre, ma non c'erano grandi dubbi da parte di Dušan Mlajan, che poi esce per far spazio ad Andjeković per rendere se possibile ancora più aggressiva la difesa. Sì, ed evitare anche magari un fallo di Dušan. Ecco, fatto bravissimo Notage, che però ha messo il piede sulla linea di fondo, peccato. Molto bene questa difesa, il Friburgo è in difficoltà. Ecco, infatti Aleksić toglie un lungo, giustamente, forse, e mette un altro piccolo, un altro giocatore che può gestire la palla e può palleggiare portandola avanti. Morris trova Barnett, esce da una situazione complicata a Friburgo. Ci sarà comunque un possesso di palla dopo per la Samp, qualunque cosa succeda, perché c'erano 30 secondi alla fine. Couture batte passi, in velocità Paget, ma infrazione di passi. Altro cambio dentro di nuovo Dušan Mlajan, perché adesso serve una mano calda. Esatto. 20 secondi e la Samp è a meno 8 da Friburgo. Anche Friburgo cambia, dentro di nuovo Hart per difendere, fuori Jackson. Ecco, sì, c'è questi cambi tattici. Daniel ha dato un ottimo contributo in difesa nell'aggressività e sicuramente Daniel è un ottimo giocatore e molto importante per l'economia della squadra. Barnett riesce a togliere palla a Mlajan, pallone che esce, riparte la Samp con una rimessa a 12 secondi, un intervallo lungo, Notage per l'ultimo tiro in casa Samp. Notage cerca lo spazio, va via Morris ma non trova il canestro e poi arriva su questo lungo tentativo di Hart la sirena che manda tutti all'intervallo lungo. 8 punti di margine per Friburgo. La Samp però con le unghie e con i denti è rimasta attaccata al confronto. Dunque tra meno di un quarto d'ora inizierà il secondo tempo, è tempo però di andare al nuoto, poi ci ritroveremo qui da Nosedo per vedere se e come la Samp riuscirà a completare la rimonta.
E di nuovo siete collegati con Nosedo, è iniziato da 1 minuto e 7 secondi il secondo tempo, il terzo quarto di questa gara 2 di semifinale tra la San Massagno e l'Olympic Friburgo, è iniziato con un bel canestro di Paget, ora la tripla di Dusan Mlajan corta, la San Massagno si è portata dunque a meno 6 e si è già vista poi grande lotta sotto i tabelloni, soprattutto sotto il tabellone della San, dove ai noi continua spesso ad avere la meglio l'Olympic Friburgo. Sì, l'atteggiamento della Sam da quando è passata la difesa individuale è più aggressivo, mette un po' più in difficoltà il Friburgo, che adesso si sta adeguando con questo bel canestro di sempre Dimbala, ma vediamo, la partita è veramente molto molto aperta e la Sam dimostra di essere viva e presente. Paget contro Couture, va via, poi irrompe Gravé, vorrebbero il fallo di Gravé, i tifosi soprattutto della San Massagno, non arriva il fallo ma perlomeno c'è il possesso ancora per Massagno. 7 secondi per tirare per la San, dovrà trovare un canestro abbastanza rapidamente. Vediamo che soluzione sceglieranno partendo dalla rimessa di Notage. Il tiratore è Dusan Mlajan, c'è anche Marko Mlajan che sta un po' litigando questa sera col canestro, che però ha la classe e le capacità. E intanto c'è un fallo a gioco fermo segnalato a Marko Mlajan, ora però gli arbitri. Vediamo Michaelides, che è l'arbitro più anziano, diciamo, sta discutendo con il suo collega, vediamo se cambieranno la decisione. No, fallo intenzionale, fallo sportivo a Dusan Mlajan. E allora palla che torna nelle mani di Friburgo, torna nelle mani di Mbala per i tiri liberi e poi fallo tecnico anche sul conto di Marko Mlajan. Ecco, questo non deve succedere perché queste sono occasioni regalate a Friburgo. Non deve succedere perché adesso il Friburgo ha la possibilità di fare un parziale, diciamo, senza doverlo dover lavorare molto, esatto, per averlo. Sono due tiri per Mbala, poi ci sarà il tiro aggiuntivo che probabilmente prenderà Jackson per il fallo tecnico fischiato a Marko Mlajan. Ancora Mbala che resta in lunetta. Uno su tre. Rimessa però, possesso di palla ancora all'Olimpizio. Diciamo che è uscita con il minor danno possibile la Sam da questa situazione è complicata, nella quale non deve farsi trascinare, deve anzi essere brava la Sam a provocare reazioni di questo tipo sull'altro fronte. Esatto, bisogna mantenere la testa calma, fredda, anche se c'è un fischio con cui non siamo d'accordo, perché l'obiettivo non è quello dell'azione in sé, ma è quello di tutta la partita. E intanto qui cade male Mbala e su Mbala cade male Jackson, sul sì. Compagno sdraiato a terra. Vediamo. Mbala mi sembra che sia caduto male sulla caviglia, ma si rialza. Là, lui sicuramente è un duro, è uno che stringe la squadra della scarpa e continua a giocare. E anche Jackson è già pronto a riprendere, poi due inciampando l'uno sull'altro, non possiamo rivedere, hanno portato il pallone fuori, dunque la rimessa è per Massagno. Ma resta un dato, e cioè che sotto quel canestro ancora una volta per tre volte la palla è finita nelle mani dei giocatori in maglia blu. Alexic decide di non rischiare il suo capitano e lo fa uscire entra Barnett per Mbala, che zoppica, in effetti lo sì. Vedete anche nelle immagini, sicuramente lui vuole continuare a giocare, ma mi sembra che non sia veramente il caso di che continui a giocare. Esce Mbala, aiutato anche a raggiungere la panchina da Hart e da Zinna. Si può riprendere ora con la palla tra qualche istante nelle mani di Andjelković.
pressione su Nottage, va da Dušan Mlađan e poi si torna da Nottage per impostare l'attacco con i 9 punti ora di vantaggio per Friburgo. Buona difesa di Couture su Paget, ha impedito la palla sotto. Nottage va da Marco Mlađan e poi c'è il fallo segnalato a Couture. Ah, il Friburgo chiedeva l'infrazione di passi, ma l'infrazione di passi c'è stata in seguito alla spinta, al contatto, perciò è chiaro che cronologicamente c'è stato prima il fallo. Marco Mlađan, arriva Nottage, Marco Mlađan si libera con una finta e trova finalmente per lui soprattutto questi 3 punti che riportano Massagno a meno 6. Questo può essere un momento importante, un segnale importante, Marco con il suo tiro da fuori che è una delle sue specialità. Passi di Gravè. Adesso palla recuperata. La difesa del Massagno è più forte, più aggressiva e devono essere più costanti in attacco, un po' più costanti in attacco. Doppio tecnico. Bene, doppio fallo tecnico ai due allenatori e le cose si equilibrano, diciamo. È più che altro un avvertimento che Michaelite ha voluto dare ai due allenatori per capire che non si può eccedere, diciamo, in proteste durante la partita. Ma come è logico che sia, gli animi si surriscalderanno da qui al 40esimo, perché per Friburgo vincere qui significa arrivare in finale. Massagno invece vuole tenere viva la serie. Andjerkovic, canestro difficile trovato dal capitano della Samma. Canestro impossibile, difficilissimo, Daniel se l'è preso, ha preso la responsabilità della squadra su di lui, bravissimo, sta dimostrando veramente che di essere un buon capitano. Fallo in attacco, un'altra palla persa dal Friburgo. E fallo cercato, voluto da Andjerkovic, che in 30 secondi ha fatto due cose da capitano. Due cose da capitano, sì. Un canestro importantissimo e una palla recuperata qui, ancora più importante dal mio punto di vista. Con la Sam che è a meno 4, con la palla in mano. Nottage, allo spazio per il tiro da 3 punti che entra. E Massagno è a un punto da Friburgo e Aleksić subito interviene chiamando timeout. Giusto, chiamare importante. Parziale importantissimo. Vediamo come reagirà il Friburgo. Perché sicuramente in attacco c'è stato qualche problema nelle ultime 4 azioni. Brava davvero la Sam a trovare questo parziale con le due triple di Marco Mlađan e di Nottage e con quel canestro difficilissimo di Capitan Andjerkovic, un 8-0 che vuol dire tornare a un punto dall'Olympique Friburgo. Ed ancora tantissimo tempo sul cronometro del terzo quarto e naturalmente sul cronometro del confronto. Ma diciamo che per grossa parte del tempo è stata un po' proprio una pausa per spezzare il ritmo e l'inerzia del Massagno. Adesso mi sembra che Alex ci abbia fatto vedere qualche movimento in attacco per i giocatori senza palla, per dare un po' più di continuità e un po' più di movimento al loro attacco, che invece si sta basando troppo sul palleggio. E intanto dentro di nuovo Krasna per l'Olympique Friburgo. Sì, è uscito Morris, che comunque non è stato, in questo inizio di secondo tempo, non è stato molto positivo per il Friburgo. Couture, va via Andjerkovic, costretto a commettere fallo. Sei Jackson, Krasna contro Paget, prova a farsi largo il numero 14, trova un bel canestro sotto misura che lo porta a 3.
giocatore importante, gioca molto bene spalle a canestro, un ottimo utilizzo dei fondamentali, un'ottima conoscenza dei fondamentali. Importante far arrivare la palla a Paget, anche perché Krasna ha tre falli e non può dunque difendere al massimo, per cui è bravissimo Marko Mladjan, che ha salvato una situazione delicata perché i 24 secondi stavano scadendo. Perciò dopo il tiro forzato di Paget, bravissimo Marco a prendere la responsabilità del tiro. Tanto qui fallo fischiato a Paget sul tentativo di andare a schiacciare di Couture, che era uscito dai blocchi, aveva trovato la strada per arrivare sotto canestro, c'è il fallo di Paget. Sì, c'è stata un'indecisione in difesa sul pick and roll del Friburgo e Couture ne ha approfittato. Couture che sbaglia il primo tiro libero, mentre sulla panchina dell'Olympique continua a provare la sua caviglia Mbala, assistito dallo staff dell'Olympique Friburgo. Sbaglia anche il secondo tiro Couture, rimbalzo importante di Dusan Mladjan con la Samma che può operare il sorpasso. Sì, psicologicamente è molto importante. Vedete la difesa di Barne, molto forte su Mladjan. Notage va fino in fondo, il pallone non entra nemmeno col tapin, ma c'è il pallone recuperato da Andjelković, poi Barnett esce sul tiro da tre di Dusan Mladjan, è rimasto giù un giocatore della Samma. Barnett ha il tempo per questa tripla e la mette dentro, è rimasto giù Andjelković e ha subito un colpo alla bocca e questo ha spostato tutti gli equilibri di quell'attacco, consentendo una tripla comoda a Barnett. Sì, niente di grave, penso che si debba mantenere la concentrazione per giocare, continuare a giocare da parte della Sam, rimanere in partita come stanno facendo, questo è importante. È un momento molto emozionale di questa gara 2 e davvero bisogna tenere la testa sul pezzo adesso. Sì. Krasna fuori per Jackson, Barnett. Andjelković. Vogliono dare la palla dentro. Krasna contro Paget, canestro e fallo. Molto bravo, non bisogna lasciargli prendere la palla sotto canestro. Bisogna giocare di fronte, mettersi davanti fra lui e la palla, perché ogni volta che il pallone arriva a Krasna lui è molto efficace. Sì, spalla a canestro con l'uomo dietro, trova, vedete, lo spazio per infilare questi due punti che riportano Friburgo a più 4 con il tiro libero aggiuntivo. Realizzato da Krasna. Di nuovo 5 punti per Friburgo. 54-49. Marko Mladjan si prende lo spazio per questa conclusione che non trova però il canestro, rimbalzo di Couture. Buona Notage. Ha fischiato fallo sulla penetrazione. È andato proprio a cercare il pallone e la sensazione è che l'avesse trovato, e poi prende anche il braccio, questo che hanno visto gli arbitri. Si lamenta un po' a Notage dicendo proprio all'arbitro the ball, proprio letto il labiale. Sì. Di nuovo Krasna in lunetta, di nuovo precisissimo il numero 14. Adesso il Massagno deve cercare di rimanere al di sotto dei 5 punti per concretizzare questo lavoro che ha fatto all'inizio del secondo tempo, un forte lavoro difensivo. Dall'altra parte bisogna dare merito all'Olympique, che quando si è visto la Samma a un punto non ha proprio perso i suoi equilibri, è andato avanti a lavorare, adesso ha riscavato un piccolo margine di 7 punti qui a canestro di Williams e fallo di Barnett, quindi questa volta è il potenziale gioco da 3 punti della San Massagna. Sicuramente l'Olympique è una squadra che negli ultimi 10 anni è quella che è stata più volte in finale di Coppa, finale di campionato, di Coppa di Lega, e ha un'esperienza anche a livello internazionale, per cui non è una squadra che si riesce a destabilizzare così facilmente.
hanno trovato davvero i loro equilibri e sono equilibri spesso vincenti. Rientra Hart, fuori Couture. Williams per far tornare Massagno a 4 punti da Friburgo. Pallone dentro. Buona la difesa di Molteni su Hart. Arnett contro Malcolm Lajan. 3 secondi per andare al tiro, Barnett trova una tripla pesantissima contro Marco Mlajan. Ecco, io credo che bisogna rimanere tranquilli, si debba rimanere tranquilli, perché la difesa è stata buona e ci può stare che l'altra squadra segni un canestro, ma bisogna continuare a difendere in questo momento. Williams. Notage. Provata a far valere la sua velocità, va via il numero 12, poi però Barnett è bravissimo a stoppare Notage, arriva Krasna, recupera il pallone e Notage commette anche il fallo. Buona la difesa anche di Hart, che è riuscito a contenere Notage nella penetrazione nonostante ci sia una grossa differenza a livello di centimetri. Notage è molto più rapido di Hart. In lunetta Krasna per il fallo subito da Notte, già hanno esaurito il bonus entrambe le squadre. Il fattore K è molto importante in questa partita, quando Krasna entra si vede, si sente e fa punti pesanti. Era stato importante in ottica San Massagno a toglierlo presto dal confronto, caricarlo subito di falli, ma adesso è rientrato. Difende forte senza commettere fallo e dall'altra parte sta mettendo canestri davvero pesanti. Sicuramente. Marco Mlajan. Paget lontano dal canestro, lasciato manovrare da Friburgo, che non si aspetta certo un suo tiro da 3 punti. Williams. Ora palla sotto per Paget. Paget, canestro e fallo. Canestro importante, perché anche qui stavano per scadere 24 secondi, è assolutamente non facile da realizzare. No, e poi la palla era stata molto ferma, molto statica, i giocatori non si erano mossi, perciò non senz'altro la migliore azione che potesse fare Massagno, ma per fortuna Paget ha risolto egregiamente la situazione. Quello che ci dicevamo nella pausa, la Samba ha bisogno della coralità, ha bisogno dell'intensità, comincia a avere bisogno anche un po' dei solisti a un certo punto di questo confronto. Certo. Dei solisti all'interno di un movimento certo. D'orchestra. Questa è la difficoltà del gioco di squadra, è proprio questo. È quello che sogna ogni allenatore. Hart. Non sa bene cosa fare di questo pallone, poi trova le mani sicure di Krasna. 5 secondi per trovare una soluzione, il solito uno contro uno con Paget, il movimento, il gancio che non entra, il pallone è recuperato per una volta dalla Sam con Marco Mlajan. Williams vuole andare fino in fondo, trova canestro e fallo con questo movimento dinoccolato e apparentemente scoordinato, alla fine però produttivo. Eccolo qui Williams. Penetrazione, canestro e fallo subito. Nessuno del Friburgo è andato a fermare la palla, il giocatore con palla che era Williams, e Williams giustamente è andato fino a canestro recuperando, anche rimediando anche un fallo. Palla del meno 3 per Isaiah Williams, meno 3 che si concretizza, 61 Friburgo, 58 Massagno. Barnett trova Gravé, che non ha il tempo per la tripla, però è bravo a battere sul primo passo Marco Mlajan, costringerlo al fallo. È sul passaggio saltato, un passaggio lungo in angolo, Marco, che era in una posizione di aiuto sotto canestro, si è ritrovato in ritardo e Gravé è stato bravo a batterlo sulla linea di fondo.
Mette il primo tiro libero Gravì, riporta più 4 a Friburgo. E tra l'altro siamo a 1 minuto e 20 dalla fine del terzo quarto e la Samma ha già realizzato un punto in più rispetto a gara 1. Sì. Rientra Couture. Diciamo che le squadre sono meno bloccate, per cui riescono meglio a esprimere il loro gioco in attacco rispetto alla partita di mercoledì. Williams. Marco Mladen. Lucia Mladen. Couture su Paget che va a portare il blocco per Dujan Mladen, che però va dall'altra parte. Marco Mladen è corta la tripla. Comodo rimbalzo per Barnett, non c'è fallo di Dujan Mladen, può continuare a giocare con Zin che chiama alla calma i suoi e poi prende una tripla che non trova però nient'altro che il primo ferro e qui c'è il fallo di Hart su Molteni. Ma diciamo un tiro un po' improbabile da parte di Zin, un po' troppo lontano, non era neanche il momento di prenderlo, e un fallo che poteva essere evitato perché manda Molteni in lunetta, visto che c'è il bonus da parte di entrambe le squadre. Perciò adesso bisogna stare attenti a come si fanno i falli, perché ogni fallo comporta due tiri liberi. Molteni realizza il primo. Dentro anche il secondo e la Same ha un possesso dall'Olympique. Subito aggressivo Williams su Barnett. Tempo per due azioni prima della fine del terzo quarto. La prima la conduce l'attacco dell'Olympique con Zin. Che va via Paget. Pallone sotto per Couture. Couture contro lo stesso Paget che va a commettere fallo. Un passaggio difficile di Zin, ma comunque è arrivato a Couture che ha preso il fallo e vediamo. Couture mi sembra che abbia fatto 0 su 2 negli ultimi due negli tiri. Negli ultimi due tiri, sì, e vediamo, sì. Vediamo adesso come andrà. Se si ripete in negativo, top scorer di Friburgo, il primo entra. Esce il secondo e allora sono 4 i punti di margine per Friburgo con l'ultimo attacco di questo terzo quarto per San Massagno. Vediamo come vanno a gestire questi 13 secondi che mancano. Williams, attenzione ai Zin. Williams scarica su Andjelkovic che poi però mette in frazione di passi su questo pallone che forse non si aspettava più a quel momento. No, non si aspettava più, si è trovato con i 24 secondi che scadevano o comunque la fine del tempo che stava per scadere e si è trovato obbligato a provare a fare qualcosa. Daniel ha fatto un errore, ha preso la responsabilità che doveva prendere. Torna Martino per questi ultimi 4 secondi, Zin per Gravé che prende la tripla che non vede però nemmeno il ferro con Molteni che gli è saltato davanti. Allora siamo col più 4 Friburgo alla fine del terzo quarto. Merito della San Massagno in questo terzo quarto essere rientrata concretamente in partita. Adesso bisogna lanciare lo sprint. Sicuramente San molto più aggressiva, Friburgo che tiene botta però continua a fare il suo gioco e vediamo come sarà. La partita è molto interessante, probabilmente ci sono anche molti errori, ma è senz'altro una partita interessante. La posta in gioco è altissima per entrambe le squadre. Vediamo le highlights di questo terzo quarto. Ecco, questa è una situazione importante per la Sam, il trovare canestri rapidi in pochissimi secondi punendo un ritorno in difesa lento del Friburgo. La situazione dei falli per quanto riguarda Friburgo, abbiamo preso con 3 falli, nessuno ha 4 falli, alla fine l'unico ad avere 4 falli è Paget della San Massagno. Però ci sono 4 giocatori, se non mi sbaglio, che hanno 3 falli da parte del Friburgo.
staremo a vedere, sarà importante anche mettere pressione proprio su questi giocatori, su Krasna ad esempio, sarà il duello con Paget sotto canestro. Barnett è a tre falli, Gravei a tre falli. Rientra senza Paget la Sam, giustamente, con Molteni e Marco Mladen sotto canestro. Ciucu non l'abbiamo più visto, no. Mi sembra, dopo l'inizio, i primi minuti non l'abbiamo più visto. Peccato, perché avrebbe dovuto essere un giocatore importante. In questa serie non è riuscito proprio a farsi vedere. Conferma Zin Aleksić sul parquet, è proprio lui ad avere il pallone tra le mani. Poi ci sono Gravé, Couture, Morris e Jackson. Couture prova a battere sulla linea di fondo Dusan Mlajan, poi c'è il recupero, il raddoppio di Williams che permette il recupero da parte di Massagno. Buona difesa di Dusan, che ha fermato la penetrazione sulla linea di fondo sul giro in palleggio di Couture, e poi è stato aiutato dal raddoppio. Proprio Williams ad avere la palla tra le mani, Molteni contro Morris, Marco Mlajan, Dusan Mlajan, controllato da Jackson. 5 secondi per andare al tiro, andare a tirare Dusan e non trova il canestro, e Couture va al rimbalzo. Couture, Jackson contro Williams, scivola Jackson, riesce in extremis a recuperare il pallone, Gravé tra Andijeković e c'è il fallo di Andijeković. Ogni volta che il Friburgo fa molti palleggi, ogni volta si trova in una situazione di difficoltà per andare al tiro, e qui peccato che è stato fischiato il fallo Andijeković, perché Gravesi era in una situazione completamente fuori di equilibrio per tirare, probabilmente non avrebbe segnato, e qui invece ha la possibilità di fare due punti con i due tiri liberi. Intanto ampiamente fasciata la caviglia di Mbala in panchina, è impensabile rivederlo in campo. Sì, penso confronto. Che per oggi la partita di Mbala sia finita. Secondo tiro libero per Gravé. Quando tiro libero realizzato, tornano ad essere due i possessi di margine per l'Olympic Friburgo. Williams contro Zin, poi arriva Morris, si libera Molteni ma non trova la linea di passaggio Williams, che deve ricominciare da Andijeković. Fallo della difesa, ma e qui Williams sbaglia perché smette il palleggio molto lontano da canestro, si fa aggredire dalla difesa e non riesce poi a passare. Dovrebbe tenere vivo il palleggio per provare a servire compagno, a giocare uno contro uno. Tanto fallo fischiato a Gravé, è il suo quarto fallo, resta sul parquet comunque il numero 6 Molteni. Andijeković proprio contro Gravé. Williams, 5 secondi per andare al tiro, Marco Mlajan batte Couture, mano morbida di Marco Mlajan, non trova però il fondo della retina, prova a ripartire in velocità al Friburgo, Zin, poi si ferma, Gravé, incrocia Couture, Jackson. Gravé prende non la tripla ma trova questo bellissimo passaggio per Morris. Bel passaggio di Gravé, che ha fatto un passaggio lob a Morris, battendo quindi la difesa davanti del Massano. Sono di nuovo 8 i punti di margine per l'Olympic Friburgo. Dusan Mlajan chiama Williams prova ad andare via in velocità, si ferma Gravé,
E poi bravo Williams a trovare il canestro. Gravi aveva difeso bene, aveva perché si era bloccato lì in mezzo come un palo, costringendo Williams a perdere per un attimo il pallone. Poi bravo Williams. E Gravé ha lo spazio per un gancio che non trova però il canestro. Ha sofferto il contatto sotto canestro Gravé, sbagliando quindi il suo tiro. Tanto fallo di Jackson, che è andato a portare via la palla a Marco Mlađan in modo ritenuto irregolare. Vediamo la finta di Mlađan e tocca sì la mano assieme alla palla Jackson. Ritorna a giocare contro i piccoli il Friburgo, aumentando un pochino la capacità di fare canestro del suo quintetto in campo adesso. Notage, anche lui di nuovo messo in campo da Gubitosa. Williams, Marco Mlađan. Buona circolazione della palla, palla dentro a Marco che ha giocato solo contro uno, battendo Couture quando nel momento in cui stava alzato il baricentro e ha staccato il piede da terra. Ed è il terzo fallo anche per Couture. Inizia a diventare interessante anche in questo senso la situazione. Falli per la San Massagno. Notage non riesce ad andare fino in fondo, poi pallone che esce, pallone per Massagno. Su queste penetrazioni ci dovrebbe essere la possibilità di scaricare qualche compagno libero per un tiro da fuori o un'eventuale ulteriore penetrazione. Invece a volte si forza molto sulle penetrazioni senza guardare i compagni e poi si sbagliano i tiri. Ancora Notage, ecco. Stavolta scarica su Molteni, canestro comodo per lui. E Massagno di nuovo a 4 punti da Friburgo. Il giocatore che entra nell'area già ha fatto qualcosa di importante, perché è già pericoloso, costringe la difesa a ruotare e può servire tranquillamente un compagno. Non è obbligato a tirare. Barnett, palla tra le mani, per lui Dujan Mlađan, si stacca Barnett, poi apre per Jackson. Jackson, tripla importantissima allo scadere dei 24 secondi per Friburgo. Barnett voleva prendere il tiro, non ci è riuscito e Jackson ha salvato questa azione che era importante. Ecco un mismatch a favore di Molteni contro Jackson sul cambio difensivo e la palla è andata subito a Western, è stato fischiato un fallo. Quarto fallo anche per Jackson. Notage, il blocco di Marco Mlađan per lui. Ecco, adesso giustamente doppio cambio del Friburgo, per cui non c'è un mismatch. Notage sfortunato anche su una conclusione complicata, poi Dujan Mlađan la tripla che non entra e Couture con un gran rimbalzo difensivo. Due ottime occasioni per la Sam, non concretizzate questa volta anche per un po' di sfortuna. Pallone che è entrato e uscito. E qui passi di Barnett. Un'altra azione in cui Dušan ha messo della pressione sul giocatore spalle a canestro e la palla è stata recuperata. Ci ripensa Aleksić che stava andando sul terreno Hart, invece Krasna ad entrare sul parquet. E di nuovo contro i lunghi il Friburgo, è bella questa capacità, questa possibilità che ha anche il Massagno di giocare contro i lunghi o tre piccoli, e da un punto di vista tattico è molto importante questa duttilità delle squadre, si può variare il tipo di contesto. Notage, Molteni contro Morris, Molteni scarica per Paget, altro bel movimento di Paget che si è presentato lì. È quello che dicevamo prima, il giocatore entra, diventa pericoloso e se gli altri compagni riescono a giocare senza palla nella giusta maniera è molto più facile e migliore la possibilità di passare la palla e punire la rotazione della difesa. Couture, questa volta è Friburgo ad essere sfortunato. Buon per la Sam che riparte in velocità con Notage. Arriva Zin su di lui, lo batte Notage sul primo passo e poi non trova il canestro, ma trova il fallo di Morris e dunque andrà in lunetta con due tiri.
bellissima penetrazione di Notte e in netto ritardo la difesa del Friburgo, che ha chiuso un po' male facendo fallo con Morris. Due tiri per Notte per tornare a meno 3. Realizzato il primo. E dentro anche il secondo, è pienamente in partita la Sam. Ah beh, un possesso, si può. Più di così. L'abbiamo detto in occasione di gara 1, nei 4 confronti stagionali prima dei playoff, in 3 occasioni la differenza era stata 2 volte di 2 punti, una volta di un solo punto, 2 volte in favore della Sam, una volta in favore dell'Olympique. Soltanto una partita si era decisa nettamente proprio per i friburghesi, poi è arrivata questa gara 1 col più 10 dell'Olympique e adesso siamo di nuovo con le squadre molto vicine. Barnett riesce a presentarsi per ricevere il pallone da Zin. Buona comunque la difesa di Williams, adesso magari mi smentirà Barnett, andrà a tirare, però buona la difesa di Williams. Fallo, di fallo lontano dalla palla di Dusan Vlahovic su Couture. Quarto fallo anche per Dusan Vlahovic. Barnett riceve, non trova il canestro, rimbalzo importante di Noteggio. Williams in ritardo sul taglio di Barnett, fargli prendere la palla così facilmente non è una buona idea. E il pareggio a quota 71 con la tripla di Williams. Si fa perdonare in attacco subito. Eh sì. Adesso vediamo, il Friburgo deve reagire, eh? Deve reagire da grande squadra, deve essere dominante in difesa, cosa che non riesce a fare al momento. E allora si torna da Krajna a cercare sicurezza, va via ancora Paget e trova un altro gran canestro. Eccezionale la sua capacità di andare a canestro, la sua capacità di movimenti spalle a canestro per nell'uno contro uno. Adesso fallo, però le cose non funzionano perché Krajna va a commettere fallo su Paget. Paget in lunetta e quarto fallo per Krajna. Non so se Alex ce lo tirerà fuori, ma Krajna adesso dovrà gestire i suoi falli in difesa per rimanere in campo ed essere il punto di riferimento in attacco del Friburgo. Vale lo stesso per Paget, entrambi hanno davvero anche questo tipo di duello in parità, quello dei falli, entrambi a 4 falli. Paget intanto in lunetta trova il canestro che riporta Massagno a un punto da Friburgo, 73-72, occasione del pareggio. Sfruttata da Paget, siamo di nuovo con la squadra in equilibrio a 3 minuti e 20 dal 40esimo. Barnett fuori per Jackson che ha una tripla libera che va a realizzare. Tanti occhi troppi su Krajna. Sì, era in ritardo la difesa del Massagno, ha chiuso su Krajna lasciando aperto in angolo Jackson. Si devono fare delle scelte a volte in difesa, a volte sono paganti, altre no. Bel passaggio di Nottage e buona difesa, buona chiusura della difesa del Friburgo. Couture e Gravé che senza commettere fallo vanno a fermare Paget, devono concedere comunque la rimessa in attacco a Massagno. 7 secondi per il tiro. Molteni, poi di nuovo Notage. Notage vuole subito la tripla e la trova e siamo di nuovo in parità. Gravé, ecco, potrebbe andare a giocare a spalla canestro sfruttando la sua altezza maggiore nei confronti di Dusan, ma commette infrazione di passi.
stato bravo Mladen a spingerlo a commettere questa infrazione. Gravé non ama i contatti, per cui nel momento in cui va a giocare spalle a canestro, se c'è un contatto forte lui non lo gradisce e cade nell'errore spesso. Paget, Williams, pallone del sorpasso per Massagno, Notage prende la tripla e la infila, più tre Massagno. Sono pochi ma si fanno sentire adesso i tifosi della Samma e subito il time out chiamato dall'Olympique Friburgo. Sicuramente Notage ha già dimostrato durante il corso della stagione di poter essere un uomo partita, quello che fa l'ultimo canestro, quello che dà la spinta proprio all'attacco della sua squadra, e questo è quello che sta facendo in questo momento con due tiri da tre fondamentali per la partita. Risultanza dei piccoli tifosi della San Massagno, la squadra di Gubitosa sopra di 3 a 2 minuti dal 40esimo. Avevamo chiamato l'importanza dei singoli e Notage è venuto fuori con queste due triple. Siamo lontani da poter assegnare la vittoria a una o all'altra squadra, però ancora una volta Massagno, bisogna davvero fare grandi complimenti alla squadra che non è mai andata in panico anche quando era sotto di oltre 10 punti, che è rientrata con pazienza e che adesso ha messo il naso davanti e sta mettendo in difficoltà il Friburgo in attacco, e questo è molto importante perché sta facendo della difesa il suo punto forte. Questa, la difesa è sicuramente l'azione, il momento della partita è molto, molto importante ai fini della difesa. Vediamo adesso il Friburgo come riuscirà, dovrà, adesso sono tre punti, dovranno cercare probabilmente di dare ancora la palla sotto a Krasna, vedere se andare a meno uno e poi giocare forte in difesa perché fa difensivo. Barnett in velocità su Dujan Mladen, è andato via al top scorer della Samme, trova due punti Barnett che riportano l'Olympique a meno uno. Notage, quindi lui Jackson, il blocco di Paget. Notage vuole ancora la tripla e non la trova questa volta, poi il rimbalzo recuperato da Barnett. Con la mano calda era giusto provarci anche contro il calcolo delle probabilità. Se l'è meritato, diciamo. Attenzione Gravé, libero per la tripla, anche lui la sbaglia. Parte Notage. Dujan Mladen. Entriamo nell'ultimo minuto. Adesso da parte di entrambe le squadre è importante giocare di squadra e non giocare troppo a livello individuale. Paget fuori da Notage. 5 secondi per andare al tiro. Va a tentare una soluzione difficile. Poi dall'altra parte Williams recupera il pallone. Rimbalzo importantissimo di Williams e due punti, la Samma più tre a 40 secondi dal 40esimo. Barnett per Krasna. Krasna protegge la palla, va l'uno contro uno con Paget, vediamo la decisione, fallo di Paget che si è piazzato lì per ottenere lo sfondamento. Vediamo il replay cosa di Paget, vediamo cosa dice il replay. Il quinto fallo di Paget, sì. Sono due tiri per Krasna, vediamo. Ma diciamo che poteva, l'interpretazione poteva essere nei due sensi, che c'è stato un contatto, Paget aveva preso posizione ma si è mosso un po' in avanti e probabilmente il punto di vista dell'arbitro era il migliore rispetto al nostro. Siamo piazzati in alto sulle tribune di Nosedo. Solo rimessa comunque per l'Olympique. Sì, perché era il terzo fallo, questo è il quarto fallo della Spinelli. Barnett trova il canestro e trova anche il fallo di Williams, dunque potenziale gioco da tre punti. E questa è un'ingenuità di Williams perché è per la terza volta sulla rimessa in gioco in ritardo su Barnett. E
sul suo tiro va in avanti in quella che si chiama landing zone, dove non si può entrare con i piedi perché la zona di atterraggio del tiratore, e gli hanno fischiato il fallo. Barnett per il Parigi Olympique, pallone che entra, siamo a 81 da una parte, 81 dall'altra, e siamo al time out chiesto ancora una volta da Aleksić. Williams che ha trovato ottime soluzioni in attacco, non è stato altrettanto bravo nei movimenti e nelle soluzioni difensive. E adesso organizzerà la rimessa, esatto, in gioco il Massagno. Ci sono due azioni, almeno due azioni, per cui tutto è aperto. Di solito si parla di money time negli ultimi 5 minuti, qui cosa siamo? 30 secondi? Sì, sì, beh, questo è il vero money time, sì. Bisogna veramente raccogliere quanto si è sprodotto in tutto, in tutta la partita. Pallone tra le mani dei giocatori di Robby Gubitosa per organizzare il penultimo attacco. Poi bisogna vedere, perché in 29 secondi in teoria ce ne stanno due col cronometro 24, ma in questa situazione magari possono esserci anche tre o quattro. Esatto. Vediamo soprattutto se la Spinelli deciderà di andare rapidamente al tiro oppure di giocare allo scadere dei 24 secondi. E vediamo anche come andrà a difendere Friburgo. Krasna, Grave, Couture, Barnett e Jackson, dall'altra parte Dusan Mlajan, Nottage con la palla tra le mani, Marco Mlajan, Williams e Molteni. Marco Mlajan gioca col cronometro per quanto possibile la Sam. Nottage, il blocco di Marco Mlajan, Nottage si infila, poi scarica per Molteni che non prende la tripla, va in penetrazione e c'è il fallo di Grave. Fallo di Grave, due tiri liberi per Molteni e 10 secondi però per da l'Olympique. Giocare dopo per l'Olympique. Fuori Grave col quinto fallo. Adesso vediamo Molteni. Qui abbiamo avuto la situazione identica a quella che abbiamo visto sotto l'altro canestro con Paget, sì. In entrambi i casi dobbiamo dire che gli arbitri hanno deciso nello stesso modo, sì. Dunque, par condicio, esatto, due chiamate simili, due chiamate entrambe al limite, due chiamate segnate salomonicamente, una da una parte e una dall'altra, con Molteni in lunetta. Due tiri liberi molto importanti per Molteni, almeno per passare in vantaggio rispetto, non entra il primo, all'ultima azione, probabile ultima azione del Friburgo. L'arbitro raccomanda il tiratore di non entrare prima che il pallone abbia toccato il ferro, mentre gli altri giocatori possono entrare dopo che lascia la palla, il pallone lascia la palla. 0 su 2, completamente Molteni, ultimo possesso per Friburgo, 7 secondi. Jackson va via, Marco Mlajan, il suo tiro, pallone che non entra, il tap-in di Couture che non trova il fondo del canestro, si va al supplementare. Mani nei capelli per Couture che non è riuscito a mettere dentro il tap-in che valeva la finale. Subito consolato dai compagni, Couture, il suo urlo risuona sotto le volte della palestra di Nosedo, si va al supplementare. Ma diciamo che l'errore non è stato di Couture, è stato anche Jackson che ha forzato il suo tiro, forse potevano fare un passaggio in più e trovare un tiro meno forzato, e questo è un giusto risultato per quello che abbiamo visto. Jackson ha tirato contro due giocatori, due fratelli Maggio, su di lui avrebbe potuto tranquillamente passare la palla al giocatore libero. Due volte rimbalza sul ferro prima di uscire il tap out a questo punto, sì, e non tap in, sì, di Couture. E allora si riparte tra poco con questi 5 minuti di tempo supplementare. Ma il supplementare è giusto, direi, meritato per lo svolgimento di tutta la partita.
avevamo visto una gara 1 che da un certo punto di vista, dal punto di vista puramente spettacolare, aveva lasciato un filo di amaro in bocca, era stata intensa, era stata molto combattuta, ma si era visto poco basket, diciamo così, per quello che viene inteso dal grande pubblico, diciamo, da chi segue più lo spettacolo e guarda magari meno la tattica, i posizionamenti sul campo. Questa sera invece abbiamo avuto tutto, abbiamo avuto azioni spettacolari, canestri importanti, solisti che hanno fatto il loro, come dicevi, nel contesto di un gioco di squadra di alto livello, parlando di basket svizzero. Stiamo vedendo dell'ottimo basket svizzero. Certo. Adesso è molto importante il mentale di entrambe le squadre. Il Massagno è, diciamo, dispiaciuto, deve recriminare per i due tiri liberi sbagliati alla fine, e il Friburgo per il tap-in sbagliato. Chi avrà il mentale più forte riuscirà a portare a casa la partita. Molteni ha un mismatch con Jackson sotto canestro, non si riesce ad andare da lui. Williams prova a battere Zimpo e scarica su Dujan Mlajan la tripla che entra. Più 3 Massagno. La cosa che sicuramente non devi fare è lasciare libero Dušan quando mancano 2 o 3 secondi dalla fine di un'azione, e succede spesso, viene lasciato spesso libero e Dušan spesso punisce. Lajna contro Molteni, prova a resistere Molteni a Krasna che non trova poi il canestro. Buona difesa di Molteni, chiamato ora a sostituire Paget che è uscito, ricordiamo, caricato di 5 falli. Ottima difesa, perché Western ha impedito a Krasna di avvicinarsi a canestro e l'ha fatto tirare da fuori, questo di sinistro. Questa è stata un'ottima difesa veramente. Notage batte Couture, più 5 Massagno. Sul cambio difensivo Notage ha punito il Friburgo. 5-0 pesante in entrata di supplementare per la San Massagno. Giustamente Alex chiama la sospensione. 5-0 non è certo un buon inizio, soprattutto 1 minuto e 13 secondi giocati. Chiaro che ci sono ancora quasi 4 minuti da giocare e tutto può succedere. Non riesco a vedere il labiale, ma sicuramente Gubitosa starà dicendo che se non c'è un tiro veloce ad alta percentuale, di giocare il loro attacco, di giocare il loro sistema, perché devono trovare i tiri per cui si allenano, si sono allenati sempre, e ricercare un po' le situazioni per cui hanno lavorato. Alexi, c'è uno che chiama il time out e ci pensa molto su, poi comincia a disegnare quando è già suonata la sirena di fine time out. Vive molto intensamente le partite, probabilmente ha un vulcano dentro di lui quando ci sono le sospensioni, perché magari chiama la sospensione, come in questo caso, quando qualcosa non va. Forse ne vorrebbe una in meno, ma più lunga. Forse sì. Così avrebbe un po' più tempo. Di 2-3 minuti. Esatto. Pausa tempo. Jackson. Krasna di nuovo contro Molteni. Barnett trova la linea di fondo. Deve scaricare. Lo fa su Zin. Couture. Batte Marco Mlajan. Poi trova l'opposizione di Molteni. Di nuovo Krasna sotto canestro. Canestro che non viene assegnato perché è arrivata prima la sirena dei 24 secondi. Adesso gli arbitri però si parlano. Vediamo se viene assegnato il canestro a Krasna oppure no. Vediamo, si confrontano gli arbitri con il commissario. Abbiamo visto il rallentatore, bisogna capire se, quando ha lasciato le mani di Krasna il pallone, il canestro fosse già acceso oppure no. E il canestro viene assegnato. Probabilmente stanno dicendo che i 24 secondi sono scaduti nel momento in cui la palla era già in aria, per cui il canestro è buono. Ecco, vedete Michaelides che si spiega con Mlajan dicendo che è stata una sua chiamata sbagliata.
E allora torna a... No, però non da... Eccolo, sì, adesso l'hanno dato. Torna a tre punti l'Olympique Friburgo. Dalla San Massagno. Molteni contro Morris, che è rientrato sul terreno. Notage. Arriva il blocco di Marco Mlajan. Notage contro Couture. Prende la tripla e trova! Tre punti di nuovo, pesantissimi, sono sei di margine ora per Massagno. Notage tiene troppo la palla, dovrebbe far giocare gli altri, ma tira e segna, e quindi ha ragione lui. Sì, va bene, questo così, si vedono anche i protagonisti. Jackson contro lo stesso Notage, va fino in fondo e riporta a quattro punti Friburgo. Due minuti e mezzo. Sta prendendo un po' in mano il gioco della San Notage in questa ultima frazione. Bravo Dušan ad andare a rimbalzo e recuperare un rimbalzo che dà un possesso supplementare ed è molto importante. Anzi, un fallo, ha subito un fallo, perciò ci saranno due tiri. Dunque lunetta Dušan Mlajan per riportare a più 6 Massagno qui. Il contrasto con Barnetta, anche per lui è il quarto fallo. E dalla lunetta è una sentenza di Dušan Mlajan. Eh sì, penso che sia questo vizio di fare canestro che non gli passa nonostante passino gli anni. Jackson. Bella palla, bella palla che ha punito l'aiuto forte di Marco Mlajan. Sì. Buon passaggio. Ha doppiato su di lui e lui è stato bravo a trovare Couture. Williams contro Zin. Molteni. Dušan Mlajan. Dušan giocherà per un tiro qui. Contro Morris. Lo batte in velocità e trova il canestro Dušan Mlajan. Sta venendo fuori in questi minuti importanti. Notage e Dušan stanno prendendo un po', gestendo la squadra in attacco. Jackson. Ecco un mismatch a Couture, dato subito. Contro Notage. C'è il canestro e il fallo di Notage. Quarto fallo per Notage e palla per tornare a meno 3 tra le mani di Couture. Tiro libero importante per andare a un possesso, e qui siamo a un possesso adesso. Diamo comunque la palla in mano alla Spinelli. Williams contro Zin. Marco Mlajan, Notage. Blocco di Marco Mlajan che adesso è libero, riceve, prova a battere Couture che difende bene su di lui. 4 secondi per andare al tiro, pallone sul piede di Jackson. 1 secondo e 2 al tiro. Hanno fatto un po' troppi palleggi senza che questi palleggi fossero finalizzati ad andare a canestro, e adesso la Sam si trova a dover prendere la palla e tirare immediatamente. Vediamo chi sarà l'eletto. È Notage che però non riesce a liberarsi per il tiro, prova ad andare via in velocità. Friburgo, Barnett va a canestro, non viene fischiato fallo a Dušan, su Dušan Mlajan, e allora Friburgo è di nuovo meno uno e facendo un canestro in 4 secondi, perciò facendo passare poco tempo. Adesso 50 secondi alla fine. Molteni, Notage. Notage contro Morris, un altro mismatch che Notage prova a sfruttare velocità, ma ci mette le manone Morris. E allora la palla del sorpasso adesso tra le mani dell'Olympique. Mani di Jackson. Jackson scarica malissimo trovando sulla traiettoria Dušan Mlajan. Poi Marco Mlajan sulla pressione di Jackson, libera Williams. Williams Notage, 18 secondi, sbaglia Notage. Errori clamorosi in questa fase. Errori clamorosi che fanno capire quanto sia importante il momento. 9 secondi, Barnett va fino in fondo, il pallone che questa volta Couture mette dentro a 5 secondi dalla fine del supplementare. Friburgo torna sopra di 1.
Sopra di 1-5 secondi sarà senz'altro la rimessa in zona di attacco da parte della Sam. Vediamo cosa dirà dubitosa ai suoi giocatori. Sicuramente si cercherà di dare la palla a quei giocatori che sono più importanti a livello offensivo, ma anche un passaggio sotto canestro potrebbe essere ottimo, perché è sufficiente marcare un canestro, segnare un canestro per vincere. 5 secondi, palla in mano, sicuramente sono molte le opzioni sulle quali deve riflettere Aleksić, perché c'è Dusan Mlajan che è naturalmente il candidato numero uno a ricevere il pallone per quest'ultimo tiro, ma c'è Notage che ha la mano calda sui tiri da fuori, e poi c'è Molteni e Marco Mlajan. Insomma, alla fine, a parte chi andrà a effettuare la rimessa, gli altri quattro sono fondamentalmente tutti eleggibili. Era una cosa che diceva Dusan Mlajan in sede di presentazione di questa semifinale: non possono più battezzare uno di noi come quello a cui non arriverà il pallone, perché sappiamo che lui non tira. Ecco, qui Dubitosa ha disegnato che chi riceverà la palla andrà dritto a canestro a cercare un tiro da due in penetrazione. Sicuramente quello che non deve fare Fiborgo è fare fallo, consentire i due tiri. Allora, la rimessa è di Dusan Mlajan, che potrebbe anche giocare effettuare la rimessa e andare poi a riprendere il pallone. Vediamo, esce Notage dai blocchi, Notage contro Jackson, Notage difende Jackson su di lui, Notage non trova il canestro, ed allora il Friburgo va in finale vincendo per un punto a Nosedo, 94-93. Naturalmente c'è grande gioia tra le file dell'Olympique Friburgo e c'è grande delusione tra le file dei giocatori della Sam Massagno. È stata una semifinale molto intensa, già gara 1, gara 2 ancora di più. È brutto dirlo, perché adesso è la delusione a prevalere, ma è una base su cui importante su cui costruire per Massagno, anche se naturalmente adesso prevale la delusione. Certo, sicuramente sono state due bellissime partite, però il Massagno gioca ai più alti livelli svizzeri. Onore al Massagno, onore al Friburgo, che ha avuto la capacità di arrivare qui e di essere motivata, di essere concreta nel supplementare. Poi queste partite così equilibrate si giocano su pochi dettagli alla fine, per cui un errore, un tiro sbagliato, un rimbalzo non preso, un fallo fatto possono costare la partita. E alla fine i dettagli hanno premiato l'Olympique, che come detto ha forse quella piccola percentuale di esperienza in più che gli consente ancora di avere a questo momento storico della San Massagno un piccolo vantaggio sui ticinesi, ma presto la San Massagno potrà ripartire e cercare di rifarsi. Grazie mille a Gianluca Barilari per averci accompagnato in queste due giornate di cronaca. Incombe l'ultima giornata invece di Super League per quanto riguarda il calcio. Allora la linea torna immediatamente agli studi di Comano. Ciao a tutti. Thank you.